Grazie Francesca Ambrosini. L'economia in questa seconda parte del nostro nuovo giorno, mentre le immagini scorrono da Bruxelles in diretta, quella che state vedendo è la firma degli accordi cooperativi con Georgia, Repubblica Moldava e Ucraina, firma importante se pensiamo a quello che ha provocato in Ucraina e firma che adesso viene sottoposta a tutti i 28 leader. Vedete il leader della Finlandia che appone la sua in questa cerimonia di una partnership economica. L'economia è al centro anche di questo Consiglio europeo in vista della formazione della prossima Commissione, che dovrà stabilire quanto sarà orientata alla crescita, quanta flessibilità concederà ai paesi che devono fare le riforme. Vedete il Premier Cameron che pone la sua firma sul trattato di collaborazione, Premier Cameron che in questo momento in Commissione europea è dato in una posizione di minorità o di svantaggio, visto che l'asse forte, almeno a quanto si legge, sembra essersi trovato tra Merkel e Renzi, pronto a sostenere Juncker in cambio di flessibilità. E allora io saluto i miei ospiti, Mario Baldassarri, presidente di Economia Reale, nonché ex vice ministro ai tempo del governo Berlusconi, almeno in una prima parte. Buongiorno Baldassarri. Buongiorno, buongiorno a voi. Accanto a lui Fabrizio Ravoni, firma economica del Giornale. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Baldassarri, ho fatto un riassunto, molto riassunto, su quanto sta accadendo al Consiglio europeo, su quanto sta accadendo anche per la formazione della Commissione e per quanto riguarda la flessibilità. Che partita stiamo giocando, secondo lei? Ma guardi, intanto, anche per far capire a chi ci ascolta, fissiamo un paletto molto chiaro. Il trattato di Maastricht e il fiscal compact, non solo per ragioni profonde di teoria economica, ma soprattutto per l'evidenza empirica di questi anni, di come hanno funzionato di fronte alla crisi economica europea, sono trattati stupidi e vanno cambiati. La prova empirica è molto semplice. L'area euro, non l'Italia soltanto, l'area euro oggi ha un reddito che è meno 3% rispetto al 2007 prima della crisi, ha 7 milioni in più di disoccupati, e a fronte di questi cosiddetti sacrifici uno avrebbe dovuto dire: però abbiamo mantenuto i conti pubblici in ordine. Falso, perché nonostante la perdita di reddito e la perdita di occupazione, il rapporto debito-PIL, che nel 2007 nell'area euro era 60%, oggi è 95%. Quindi l'effetto è stato cornuti e mazziati. Ciò detto, però, si usa dire: ma i trattati non si possono toccare, non si possono modificare, anche se sono stupidi, perché occorre l'unanimità, occorrerebbero anni, eccetera. E quindi si va verso la flessibilità. Questo è il tema. Ma la flessibilità rischia di essere la mela avvelenata di Biancaneve. Perché? Attenzione, intanto la flessibilità sui parametri in Europa c'è, chi se la prende da soli, vedi Francia e Germania nel 2003, e chi invece, come il caso dell'Italia e di altri paesi del sud, deve chiederla, ottenerla e magari pietirla. Secondo, che vuol dire flessibilità? Allora, anche qui si può fare un discorso serio, perché se la flessibilità è uno 0, in più o in meno sul deficit, o un anno in più o in meno di ritardo nell'azzeramento del deficit, è una mela avvelenata. Se invece è un fatto strutturale in cui si dice gli investimenti pubblici definiti anche in termini di autorità europee non fanno parte della stupidità del trattato, bene, questo pur piccolo passo, ma sarebbe un passo importante strutturale, perché tutti parlano in Europa e in Italia di ripresa, di crescita e di occupazione, ma finora argomenti e decisioni concrete.
Grazie a Francesca Ambrosini. L'economia in questa seconda parte del nostro nuovo giorno, mentre le immagini scorrono da Bruxelles in diretta, quella che state vedendo è la firma degli accordi cooperativi con Georgia, Repubblica Moldava e Ucraina, firma importante se pensiamo a quello che ha provocato in Ucraina e firma che adesso viene sottoposta a tutti i 28 leader, vedete il leader della Finlandia che appone la sua in questa cerimonia di accordo di una partnership economica. L'economia è al centro anche di questo Consiglio europeo in vista della formazione della prossima Commissione, che dovrà stabilire quanto sarà orientata alla crescita, quanta flessibilità concederà ai paesi che devono fare le riforme. Vedete il Premier Cameron che pone la sua firma sul trattato di collaborazione, Premier Cameron che in questo momento in Commissione europea è dato in una posizione di minorità o di svantaggio, visto che l'asse forte, almeno a quanto si legge, sembra essersi trovato tra Merkel e Renzi, pronto a sostenere Juncker in cambio di flessibilità. E allora io saluto i miei ospiti, Mario Baldassarri, presidente di Economia Reale, nonché ex vice ministro ai tempo dei governi del governo Berlusconi, almeno in una prima parte. Buongiorno Baldassarri. Buongiorno a voi. Accanto a lui Fabrizio Ravoni, firma economica del giornale. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Baldassarri, ho diciamo fatto un riassunto, molto riassunto, su quanto sta accadendo al Consiglio europeo, su quanto sta accadendo anche per la formazione della Commissione e per quanto riguarda la flessibilità. Che partita stiamo giocando, secondo lei? Ma guardi, intanto, anche per far capire a chi ci ascolta, fissiamo un paletto molto chiaro. Il trattato di Maastricht e il fiscal compact, non solo per ragioni profonde di teoria economica, ma soprattutto per l'evidenza empirica di questi anni, di come hanno funzionato di fronte alla crisi economica europea, sono trattati stupidi e vanno cambiati. La prova empirica è molto semplice. L'area euro, non l'Italia soltanto, l'area euro oggi ha un reddito che è meno 3% rispetto al 2007 prima della crisi, ha 7 milioni in più di disoccupati, e a fronte di questi cosiddetti sacrifici uno avrebbe dovuto dire: però abbiamo mantenuto i conti pubblici in ordine. Falso, perché nonostante la perdita di reddito e la perdita di occupazione, il rapporto debito-PIL, che nel 2007 nell'area euro era 60%, oggi è 95%. Quindi l'effetto è stato cornuti e mazziati. Ciò detto, però, si usa dire: ma i trattati non si possono toccare, non si possono modificare, anche se sono stupidi, perché occorre l'unanimità, occorrerebbero anni, eccetera. E quindi si va verso la flessibilità, questo è il tema. Ma la flessibilità rischia di essere la mela avvelenata di Biancaneve, perché, attenzione, intanto la flessibilità sui parametri in Europa c'è, chi se la prende da soli, vedi Francia e Germania nel 2003, e chi invece, come il caso dell'Italia e di altri paesi del sud, deve chiederla, ottenerla e magari pietirla. Secondo, che vuol dire flessibilità? Allora, anche qui si può fare un discorso serio, perché se la flessibilità è uno 0, in più o in meno sul deficit, o un anno in più o in meno di ritardo nell'azzeramento del deficit, è una mela avvelenata. Se invece è un fatto strutturale in cui si dice gli investimenti pubblici, definiti anche in termini di autorità europee, non fanno parte della stupidità del trattato, bene, questo pur piccolo passo, ma sarebbe un passo importante, strutturale, perché tutti parlano in Europa e in Italia di ripresa, di crescita e di occupazione, ma finora
argomenti e decisioni concrete in questi termini non se ne vedono. Non si è visto nulla. E questo mi sembra che sia infatti concretamente quello che Renzi vorrebbe ottenere in cambio dalla Merkel, in cambio del sostegno a Juncker, Fabrizio, giusto? Ma insomma sì, in parte sì. Il problema di fondo è che non è proprio un mercanteggiamento così diretto, non è così brutale la cosa. In realtà l'Italia si sta attrezzando per arrivare a mercanteggiare bene e ottenere quella finzione, come diceva il professore, quella finzione che è la flessibilità dei trattati. Nel trattato del patto di stabilità c'è un particolare che è stato introdotto nel 2005 per volere del governo dell'epoca, cioè il governo Berlusconi, e vale a dire quella flessibilità è maggiormente concessa quando tu hai una congiuntura negativa, quando il PIL scende, insomma, e invece devi essere più rigorista quando il PIL sale, cioè quando tu stai bene economicamente. Questo meccanismo qui è quello su cui si aggancerà verosimilmente il Presidente del Consiglio nel negoziato. Ieri la Confindustria, criticando, o meglio, annunciando dal Centro Studi che il PIL di quest'anno sarà dello 0,2%, avrà una crescita dello 0,2%, in realtà ha fatto un grande assist al governo italiano, perché rispetto alle previsioni precedenti è più basso. Prima era previsto lo 0,8, adesso scende lo 0,2%. Questo peggioramento rientra nella fattispecie di quella clausola prevista dal trattato. Quindi, brutalmente, come dici te, vale a dire un do ut des, io ti do via libera Juncker e tu mi dai margini di flessibilità sul deficit. Ecco. Poi sul discorso di strutturale è cosa diversa, nel senso, ovviamente Renzi è assai probabile che si concentrerà su un taglio fiscale, perché è quello che dà maggiori benefici al PIL e soprattutto attraverso i consumi interni. Lo coprirà questo taglio con la spending review. La spending review non è la bacchetta magica che improvvisamente taglia le spese, perché tagliare le spese è uno slogan. Quando tu tagli le spese di 17 miliardi, togli all'economia reale 1,2 punti, questo me l'ha insegnato proprio Baldassarri. In realtà il problema di fondo è che quando la spending review, per entrare a regime, serviranno due o tre anni, attraverso le riforme strutturali della spesa, pubblico impiego, sanità, trasferimenti agli enti locali, investimenti. Quando entreranno in vigore tutte queste cose qui, allora l'Italia avrà gli strumenti per coprire lo sconto fiscale che viene fatto subito. Chiaro. Cresce il PIL e a quel punto facciamo finta che i conti sono in ordine. Ecco, Baldassarri, è vero che c'è, paradossalmente mi permetto di dire, questo assist al governo con una revisione del Centro Studi Confindustria al ribasso, però è anche vero che con quel ribasso tutti i conti che il governo aveva fatto vanno rifatti e con un probabile peggioramento del prelievo fiscale, o no? Ma guardi, intanto dire la verità sui dati dell'economia può essere un assist, però a mio parere è sempre una buona cosa. Il mio centro studi, proprio qui da voi, 10 giorni fa, ha presentato le sue previsioni e noi dicemmo più 0,3% nel 2014. Confindustria dice più 0,2%. Quando lo dicemmo 10 giorni fa sembravamo pessimisti. Confindustria è un po' meno ottimista di noi. Ma non è questo il numeretto che vale. Il dato di fatto è che dal 2015 in poi, se tutto va bene, l'economia italiana cresce dell'1% all'anno. Il che vuol dire che per recuperare quei livelli di reddito e occupazione che avevamo nel 2007, prima della crisi, ci servono ancora altri 7-8 anni. E questa è la prospettiva sociale, prima che economica, che non è sostenibile. È su questa base che il governo deve avere la sua credibilità interna. A settembre è immediata la scadenza, perché deve fare la legge finanziaria per il 2015-2018. Quindi le decisioni concrete che il governo Renzi dovrà prendere dovrà metterle a settembre dentro la finanziaria. È come inchiodare per terra dei binari lungo i quali il treno Italia può correre dal 15 al 18. E con questa credibilità che può ottenere in Europa
quello che l'Europa comunque deve fare. Certo, allora noi, il nostro titolo è No crescita, no lavoro e giustamente come sottolineava lei Baldassarri forse è più preoccupante la prospettiva della cosiddetta ripresa se la ripresa è dell'1%. Allora andiamo a vedere il servizio che abbiamo preparato sulla disoccupazione in Italia, lei ha citato i 7 milioni in Europa, di questi 7 milioni noi abbiamo contribuito tra virgolette per uno. Per 2 milioni. Per due e uno milioni. Solo nell'ultimo periodo, infatti. Esatto. 1 milione di posti di lavoro è andato perso dall'inizio della crisi, ma per il presidente di Confindustria Squinzi non siamo più sull'orlo del baratro. I disoccupati però sono 7,7 milioni, il 59,8% ha un lavoro contro il 68,5% medio nei paesi dell'Eurozona e la ripresa è lenta e ritardata. Il quadro tracciato dal rapporto del Centro Studi di Confindustria non è rassicurante, anche perché le previsioni sul prodotto interno lordo sono negative. Nel 2014 si stima una crescita dello 0,2% e solo dell'1% nell'anno prossimo. In poche parole, troppo poco. No ad una manovra correttiva, dicono gli industriali, perché l'austerità è controproducente. Quello che ci vuole è una scossa nella politica e nell'economia. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio confida nelle riforme e si spera anche nelle misure prese dalla Banca Europea. E in questo quadro si collocano i dati diffusi nel rapporto Istat-CNEL, che vedono le donne che si dedicano sempre di più al lavoro e con meno tempo libero. C'è più salute, ma il benessere psicologico cala vertiginosamente. Si registrano meno omicidi, ma aumentano furti e rapine a causa della crisi. E il dato più inquietante è che i giovani e i laureati sono sempre più insoddisfatti della loro vita e soprattutto delle prospettive per il futuro. E quello che presenta i dati peggiori è sempre il Mezzogiorno. Insomma, questo è il quadro di uno Squinzi che dice non siamo più sull'orlo del baratro, però forse ci siamo caduti, Baldassarri. Nel senso che io uso un'altra immagine, siamo in fondo al pozzo, quindi non continuiamo a scivolare ulteriormente più in basso e stiamo faticosamente risalendo la parete del pozzo. Il problema è quanti anni ci mettiamo per uscire, come disse il sommo poeta, a rivedere le stelle, cioè quando è che usciamo fuori da questo pozzo della crisi. Ma mi lasci dire un'altra cosa che forse non tutti conoscono. Quando l'Italia ha incorporato i trattati europei nell'ordinamento italiano, cioè abbiamo messo in Costituzione il pareggio di bilancio e abbiamo acquisito il Fiscal Compact, tutti e due i provvedimenti che io non ho votato, essendo allora senatore della Repubblica, non ho votato da convinto federalista europeo, ma al di là di questo, quando abbiamo acquisito questo, noi italiani, il Parlamento e l'allora governo, forse inconsapevoli, abbiamo messo più rigore di quello che ci chiedevano gli stessi trattati, cioè nella legge di inserimento nell'ordinamento italiano di quei vincoli noi siamo stati ancora più rigoristi, in modo paradossale e forse masochistico, tant'è che proprio in questi giorni abbiamo presentato insieme ad altri colleghi economisti e giuristi la proposta di 4 referendum che vanno a correggere quella legge per limitarla almeno a quel rigore sempre ottuso dei trattati, ma togliendo quel di più che il Parlamento e il Governo italiano hanno voluto aggiungere lanciando la stampella oltre l'ostacolo. Fabrizio, il rigore, ha ragione Baldassarri, è ottuso, però è anche l'unica garanzia per i paesi del nord Europa che insomma non ci andiamo a mangiare i loro risparmi, diciamo mettendoci nei panni dei paesi del nord Europa un po' li si può anche capire. Sì, li si può anche capire, però anche i paesi del nord Europa, la Germania in testa ma soprattutto l'Olanda, e stanno fotografando un fenomeno, cioè gli italiani comprano per esempio meno macchine, siccome le macchine le esportano dalla Germania, questo qui sta diventando un boomerang per la stessa industria manifatturiera tedesca, ne consegue che quindi queste aperture della Merkel nei confronti dell'Italia per quanto riguarda anche l'eventuale concetto di flessibilità, estensione del concetto di flessibilità del patto di stabilità, è una cosa che fa bene anche a loro.
Poi non ci dimentichiamo un fatto che se soltanto Italia e Germania dicono, almeno l'Italia nominalmente, la Germania realmente, di rispettare il tetto del 3% di deficit, se tutti gli altri paesi stanno fuori questo tetto del 3%, vuol dire che la regola è sbagliata. L'Olanda, che è uno dei principali alleati da storico della Germania a livello europeo, ha un deficit ampiamente sopra il 4%. La Francia sta al 4,6%, la Spagna dice che sta sotto il 6%, ma dovrebbe essere, l'avrebbero superato. Quindi il problema di fondo è la regola ottusa del trattato. Che cosa sta cercando di fare l'Italia? Sta cercando di fare, di accantonare il discorso della flessibilità perché in quel modo lì, quando si faranno poi i conti, perché non ci dimentichiamo mai una cosa, che il deficit non è un cronometro che viene fatto ogni giro, ogni mese, quello è il debito. Quello che viene cronometrato una volta all'anno, cioè il primo marzo dell'anno successivo. Il deficit che noi avremo nel 2014 non lo scopriremo durante il semestre di presidenza italiana. I trattati dicono che vanno monitorati, sì, però la fotografia arriva il primo marzo da Eurostat per tutti i paesi europei. Dell'anno dopo. Ne consegue che quindi la possibilità per l'Italia di concentrarsi sulla valorizzazione dei consumi interni, dare crescita e quant'altro, gli strumenti ce li ha. Non dimentichiamo che per dare copertura ai cosiddetti 80 euro, quegli 80 euro non sono coperti da un punto di vista strutturale di finanza pubblica, sono dal punto di vista concettuale europeo, sono una tantum, perché non sono intervenuti sulla liquidità IRPEF e la copertura. Quindi nel 2015 il governo Renzi dovrà dare trovare 15 miliardi. Stiamo parlando di 12 miliardi. Poi però è assai probabile che li voglia estendere questi 80 euro a una platea più ampia di contribuenti, e a quel punto lievita il livello da coprire da un punto di vista finanziario, a meno che non si fa come Francia e Spagna, hanno detto: signori cari, io non ce la faccio a raggiungere il 3%, nemmeno per finta, e quindi sfondo. Baldassarri, certo, uno può prendere però ancora per sfondare, cioè sfondare significa però anche prendere a prestito dalle generazioni future, e quindi quel limite che è ottuso perché è stretto, perché è rigido, però è anche una tutela. In un paese in cui nessuno fa più figli, addirittura abbiamo meno immigrazione, vediamo il nostro servizio. Ora, sull'immigrazione si discute tanto, però è un segnale di un'attrattività del paese comunque che è diminuita. Sentiamo il servizio, poi la faccio commentare. L'Italia non è un paese per giovani e soprattutto è una nazione in cui nascono sempre meno bambini. I dati Istat parlano chiaro, 514.000 nascite nel 2013, il minimo storico per il nostro Stato, cifre che confermano la tendenza demografica degli ultimi anni. In Italia si fanno pochi figli e naturalmente la popolazione invecchia. I cittadini sopra i 65 anni sono infatti il 21,4%, un ulteriore aumento rispetto all'anno precedente. E anche se il paese non gode di particolare salute, gli italiani invece, a guardare le cifre sulla speranza di vita, dimostrano di averne abbastanza. Al netto dell'immigrazione clandestina, l'Istat certifica poi un sensibile calo degli ingressi stranieri in Italia, ben 42.000 arrivi in meno nell'ultimo anno, un segno delle scarse prospettive offerte al momento dal nostro mercato del lavoro. Calano gli arrivi, ma crescono le partenze. Sempre più italiani lasciano la propria terra per cercare fortuna all'estero. Nel 2013 sono stati 126.000 a lasciare il paese, 20.000 in più rispetto all'anno prima. E solo 28.000 nell'ultimo anno hanno fatto ritorno in patria. Baldassarri, diciamo, concentrandoci sui nati che sono di meno, che si troveranno il debito pubblico da spartirsi e sì, finanziare la crescita, però col debito che cosa significa? Significa rubare qualcosa alle generazioni future. Ma infatti questo è un altro punto chiaro. Fare deficit pubblico e accumulare debito non significa non pagare, significa semplicemente far pagare fra qualche anno a chi ci sarà. È indifferente se la spesa pubblica è coperta con le tasse e quindi il deficit è zero,
pagano i cittadini che sono attualmente vivi. Se è coperta in deficit, pagano i cittadini che stanno nascendo e pagheranno le prossime generazioni. Ma il patto e il parametro non è stupido perché è rigido, è stupido perché è applicato al totale del deficit pubblico, senza distinguere tra spesa corrente e investimenti, che è evidente che la spesa corrente ha un effetto sull'economia e gli investimenti hanno un altro effetto sull'economia. Se per di più, come noi in Italia, dentro quella spesa corrente ci sono 40-50 miliardi di sprechi, ruberie e malversazioni, allora è anche vero che se li taglio, quegli sprechi, quelle malversazioni e quelle ruberie, non è che sottraggo effetti positivi al sistema economico e alla crescita, anzi sottraggo effetti negativi. Allora io sono le chiedo di più rigorista, una cosa, Baldassarri, scusi. Mi lasci finire questo. Sono più rigorista del trattato di Maastricht, nel senso che il Maastricht 2 dovrebbe dire zero deficit sulla parte corrente del bilancio. Ogni paese deve coprire le spese correnti con tasse attuali e non trasferire alle nuove generazioni il debito. Gli investimenti invece possono essere fatti a debito, ovviamente meglio se una parte degli investimenti sono finanziati da risparmio pubblico, l'avanzo corrente, e una parte finanziati sul mercato, anche perché le grandi infrastrutture saranno utilizzabili anche dalle prossime generazioni. Da spiegarci brevemente, perché purtroppo il tempo finisce, ma sugli investimenti, su una società privata un investimento viene computato a bilancio con il cosiddetto ammortamento, no? Diciamo il costo annuale di un investimento. Nel pubblico non è così? No, assolutamente. Gli investimenti attualmente, secondo il trattato di Maastricht, la spesa pubblica totale comprende spesa corrente, quindi consumi pubblici, e investimenti pubblici. La differenza rispetto al totale delle entrate fa il deficit e lì scatta la tagliola del 3% di Maastricht. Appunto, come diceva lei, non distinguendo il fatto che se io faccio oggi una ferrovia, una strada, una scuola, un ospedale, beh, non è che devo considerarla tutta dentro i conti di quest'anno, perché i suoi effetti andranno per 20 o 30 anni. Questo era interessante, era giusto spiegarlo e la ringrazio. Grazie a Mario Baldassarri, presidente di Economia Reale, e grazie anche a Fabrizio Ravoni, firma economica del giornale. Noi ci fermiamo un istante, torniamo tra pochissimo, le breaking news, e poi di nuovo qui ancora politica, economia e tanto altro. Nuovo giorno.